Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video, un mi preparo con voi very very traditional. Sì, non mi preparo, cioè non inizio il video con me già tutta trasformata, ma inizio col video da cessa, quindi, no con il video, con l'immagine da cessa. Adesso mi truccherò con voi. Allora, in realtà, ho in questa scatolina, in questo, il coperchio di questa scatolina, tutti i prodotti che utilizzerò per questo trucco, perché ripropongo un trucco che avevo fatto ieri e del quale avrei voluto fare di una faccia del giorno perché non avevo avuto tempo di mettermi lì a registrare, eccetera, eccetera. E quindi avevo preparato la scatolina con tutti i prodotti, se non che la giornata è andata come al solito al formicotone. E non mi è stato possibile fare questa cosa. E allora ho detto: sai che c'è? Mo lo ripropongo, adesso lo ripropongo e vediamo se vi può piacere. A me è piaciuto tantissimo. Spero solo di aver tenuto tutti i prodotti e semmai mi vedrete migrare a destra e manca. Manca praticamente il rossetto. Allora, sapete che faccio? Lo prendo e ciao. Di ritorno, ho preso il rossettino. Allora, ci facciamo questo, mi preparo con voi. Cerchiettino per levare, così chiacchieriamo pure un pochino, che ho voglia di ciacolare, no, ho voglia di raccontarvi un po' di cose, che ne so, mo vediamo che cosa mi uscirà fuori. Ho tamponato la ricrescita con un prodotto di L'Oreal, che non è quello che avevo bocciato, anzi bocciatissimo. Vi ricordate, ne avevo fatto forse una super ciofeca del periodo, una cosa del genere. Ma è un prodotto sempre di L'Oreal che mi ha dato la parrucchiera. Voi sapete che non acquisto prodotti L'Oreal, ma questo me lo ha straconsigliato. E in effetti, per tamponare, devo andare a fare il colore, però per tamponare, ma perché sto a strillare così tanto? Boh, vabbè. Per tamponare devo dire che si può fare, altrimenti non avrei potuto realizzare questo video perché ho una ricrescita di almeno 1,5 cm. Io ho i capelli che mi ricrescono a bombazza. Vabbè, ma questo video non so quanto durerà, care ragazze, quindi se vi va di vederlo fino alla fine è bene, altrimenti ci vedremo in un video un pochino più breve. Allora, partiamo. Come ho messo la crema sul viso, eccetera, eccetera, insomma, ho fatto la mia skincare mattutina e comincio ad applicare il primer sugli occhi, l'Exaggerate Undercover Shadow Primer di Rimmel, che mi è stato regalato. Non mi piace tantissimo perché mi secca, diciamo, un pochino troppo la palpebra. E non ne ho bisogno io perché la mia palpebra è già asciutta di suo, diciamo, a me serve solo, io diciamo metto il primer più che altro per uniformare e far stendere meglio gli ombretti. Mi vedete un pochino disastrata nella zona perioculare perché il forte gelo degli ultimi giorni, il freddo, quello diciamo siderale al quale noi non siamo abituati e che ha investito anche il Lazio, mi provoca queste reazioni. Quindi ho la palpebra questa qui soprattutto un pochino gonfia, forse dal video non si capisce bene, e qui ho un residuo di una strinatura, diciamo, di pelle. Ragazze, o così o i video non li posso fare l'inverno. Che devo fare? Parlo di trucco, insomma. Prendetemi così. Tra l'altro mi è uscito e sta crescendo a dismisura questo ciccettino di carne, che fa un po' schifo a sentire così, però è proprio, sapete, quelle palline di carne, di ciccia, come si dice? Boh, non lo so, questo qui, che mi comincia a dare fastidio, un po' perché, vedete, cioè, a parte che è antiestetico al massimo, ma passiamoci sopra, non è che devo andare a fare le sfilate di moda, però, non lo so, sta crescendo, devo andare dal dermatologo a farlo levare, primo perché mi dà fastidio quando devo stendere la crema, e poi perché è antiestetico, e poi perché, che ne so, perché sta crescendo, boh, speriamo non sia niente di, vabbè, vedremo, vedremo, sta crescendo abbastanza rapidamente, quindi non mi piace, vabbè, ma detto questo, partiamo con il trucco. Stesa la base, vado a stendermi un ombretto in crema. No, non mi dica che non l'ho preso. Ah no, non ho steso, scusate, ma il trucco l'ho fatto ieri. Sì, no, stendo la mia base cremosa. Ci fate caso perché ho tutti i prodotti insieme, quindi vabbè. Stendo questo matitone di NYX, l'unico, tra l'altro, io continuo a grattarmi come se avessi le pulci, l'unico in mio possesso, ed è il 626 Night Chevalier. Eccolo qua. Ed è un verde bosco, verde, verde,
Sì, un verdone, un verde bosco scuro scuro. Ho scoperto che questi non sono ritraibili. Oh sì, come funziona qua sto coso? Bah, chissà, si farà la punta? Voi sapete come funziona questo aggeggio? Cioè, una volta che si spinge, si leva. Mi aggiornate per favore su come si sviluppa questo matitone? Il matitone in sé, non è neanche male. È l'unico, quello, dunque questo l'ho preso a Milano quando sono andata, guardate che sto facendo, quando sono andata a Milano a luglio scorso e sono entrata in questo negozio NYX, in questo store NYX, e entrata, presa una palettina e questa e sono fuggita perché sono prezzi, a mio avviso, un pochino esagerati. Poi magari la qualità sarà eccelsa, io questo non lo so. Non so, non posso giudicare, insomma, il matitone mi piace, la palettina è buona, però vi dico la verità, insomma, sto NYX è tanto pubblicizzato su YouTube, ma non è che mi fa sbagliare o che mi fa desiderare di prendere altre cose oltre a queste due cosine che ho. Non mi ha acchiappato, ecco, come brand, a parte che adesso sono in stop acquisto trucchi, e lo sapete, l'ho detto a destra e manca. Vado semplicemente con le dita, vedete? A tamponare. Come state? Come state? State bene? State così e così? Aggiornatemi. Aggiornatemi. Mi fa sempre tanto piacere chiacchierare con voi. Purtroppo il tempo a mia disposizione è sempre poco. Come dico quasi in tutti i video, ormai mi piacerebbe poter coltivare il mio canale un pochino di più, perché è una cosa alla quale mi pulisco intanto il dito. È una cosa alla quale tengo tantissimo e ormai sono 3 anni e qualche mese che ho aperto questo canale e sapete insomma che ci tengo tanto. Ma il tempo a mia disposizione, ahimè, è tiranno. Il tempo è tiranno, so, ce n'ho proprio poco. Però accontentatevi di quello che riesco a fare. Lo sapete che lo faccio con il cuore, come direbbe la signora Barbara D'Urso. Lasciamo sta, non abbiamo un discorso Barbara D'Urso. E allora, messa la base, insomma, vado a dare una prima sfumatina. Sfumata nella piega con questo ombretto di pupa che mi avete visto presentare anche nel video, quello dei prodotti che sto con il buco che sto smaltendo, ed è vecchissimo, sicuramente non esisterà nemmeno più, ed è un ombretto semplicissimo matte, qui lo chiama numero 03, e vado a metterlo nella piega, insomma, per fare la prima sfumatura. E è in realtà un colore abbastanza scuro questo, Però a me non dispiace, anche perché poi lo vado, è matte, quindi mi dà una prima, come dire, mi fissa, ecco, un pochino mi delinea, ecco, non mi fissa, mi delinea un pochino la piega e poi lo vado ad alleggerire con un colore più chiaro che vedrete tra breve. Tra breve, a breve, vabbè, insomma, ci siamo capite. Allora. Che vi dico? Avrei una marea di cose da dirvi, però come al solito, come quando vi capita quando andate dal medico che vi agitate e avete una lista di cose da chiedere e ve ne ricordate solo la metà? Ecco, così mi succede quando devo dirvi le cose che mi perdo. Comunque, volevo dire niente, insomma, parliamo un pochino di YouTube. Vi va? Vi va di parlare un po' di YouTube? Dice che pizza questa. Che vi devo raccontare? Lo so, no, è un periodo che sto in una fase un pochino di, permettetemi il termine, un pochino di scazzo su YouTube, perché non ci sono, cioè i video che vengono proposti non sono per niente stimolanti, compresi i miei, quindi, cioè io parlo in generale da fruitrice di YouTube, quindi ovviamente questa cosa può valere anche per me. Comunque, passato questo colore nella piega, vado a mettere il prossimo colore sulla palpebra mobile. Sta per arrivare un bello sternuto e metterò questo colore di Kiko. Questo scusatemi, questo ombretto di Kiko. Abbiate pazienza. Questo è il Supreme Eyeshadow ombretto in crema, lo 02. Questo mi è stato regalato lo stesso da un'amica. Guardate la secchezza delle mie mani. Mi si sollevano anche le pellicine, ho messo la crema prima di iniziare il video. Ed è questo che purtroppo si è anche staccato, quindi devo stare attenta. È questo grigio barra
tortora con dei riflessi violacei, molto molto bello, e lo applicherò direttamente con le dita. In questo modo, vedete, è veramente un bel colore, senza neanche bagnare o comunque umidificare il dito. E lo vado a picchiettare, a tamponare su tutta la palpebra mobile. Ho provato a stenderlo col pennello, non so chi di voi abbia questa tipologia di ombretto, però non mi piace perché con il pennello tende a perdersi e non mi piace. E quindi preferisco, ecco, applicarlo con le dita, anche perché avendo messo la base cremosa sotto si appiccica bene. Quindi riesco a gestirlo decisamente bene in questo modo, decisamente bene, decisamente meglio. Vabbè, ci fate caso, vedete che bello, è molto 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 luminoso, a me piace tanto. E diciamo che vado a creare questo smoky, ma non super super esagerato. Ecco qui. Allora, dicevamo, lo tampono in più riprese ovviamente, aggiungendo prodotto poco per volta, come dice sempre la magica Clio, aggiungiamo un po' di prodotto per volta, perché ad aggiungere si fa sempre a tempo, a togliere no, è più complicato, vabbè non ci fate caso, ho le ditozze, me le sto pulendo, però mi devo soffiare il naso, aspettate un attimo, scusate. Ma sì, ma che volete, la campagnola? Ecco, sì, proprio davanti a voi magari non è il caso, scusate, ecco. Va bene, pure con la nasca rossa. Adesso riprendo il mio pennellino da sfumatura, che tra l'altro gli sto per dire addio a questo pennellino di pupa, perché comincia a darmi fastidio, comincia a non piacermi tantissimo. E vado di nuovo, no, scusate, ho sbagliato. Vado a prendere con questo pennellino di Essence, che io utilizzo per fare sfumatura, questo ombrettino di Lakshmi si dice, sì, l'unico in mio possesso mi è stato regalato, anche questo, ed è Compact Eyeshadow 9613, può essere, comunque, è questo bronzino, questo color, no, bronzino, pesca, doratino, aranciato, che sto adorando letteralmente come colore da piega per andare a sfumare ed alleggerire quel marrone che vi ho fatto vedere poc'anzi. E mi piace, io sbatto sempre l'eccesso e mi piace l'effetto che dà. Tendo a salire, vedete, sempre un pochino, non mi fermo proprio sulla piega, tendo a salire un po' perché con l'età la mia palpebra comincia, cioè l'osso proprio, insomma, comincia a calare. Non so se l'osso possa calare, comunque si sta un pochino modificando la linea del mio occhio e quindi devo andare necessariamente a salire un po', pur avendo abbastanza spazio sulla palpebra mobile, in questo modo, così. Sentite, a me l'effetto, adesso non so cosa si vedrà in video, ma a me l'effetto piace e anche abbastanza. Ok. Quindi questo è un colore, diciamo, chiaro per me, ma che riesco a sfruttare molto bene in questo modo. Poi andiamo ad illuminare l'arcata sopraccigliare, ma l'avevo preso per l'arcata, sì, ok. Vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare e la parte più interna, il condotto lacrimale, con questo ombrettino della serie Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow di Kiko, il numero 227, che mi avete visto utilizzare in tanti video. È questo rosino cipria molto 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 delicato. Vedete quanto è utilizzato? Chi conosce questi ombretti lo sa, lo utilizzo tantissimo, sia per andare ad illuminare questa zona qui. Vedete in questo modo, che anche come illuminante. Oggi lo utilizzerò anche come illuminante sugli zigomi. Poi vi faccio vedere. Allora, dicevamo di YouTube. Sto notando, cioè non è che adesso non farò la scoperta dell'acqua calda, assolutamente. A parte che c'è una serie, c'è un Uno, no, scopiazzamento generale, no, c'è una omologazione nella pubblicazione dei video. E questa cosa, a mio avviso,
tende un pochino a lungo andare, stancherà gli utenti, si dice, insomma, i fruitori di YouTube, coloro, voi, insomma, voi che guardate i video. Perché c'è, ho notato, c'è questa, non che prima non ci fosse, forse ci sto facendo più caso io adesso, non lo so, ho notato che c'è una sorta di omologazione, ecco, ne parlavo l'altro giorno con una mia cara amica che ho conosciuto su YouTube e che ho avuto anche la fortuna e l'onore e il piacere di conoscere di persona. Tu sai chi sei, ma, tesoro mio, le nostre conversazioni sono sempre stimolanti da morire. E ne parlavamo proprio con lei di questa cosa. Allora, fatto questo, intanto vado a tracciare una pseudo riga di eyeliner con la matita di Wacom, la numero. Il viola gotico, aspettate che ce l'ho pure nuova perché si è cancellato il numero. Questa gemina, non andate, eh? Eccola, l'ho anche ripresa. La numero 27 viola gotico che adoro, adoro. E traccio questa pseudolinea di eyeliner molto, 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 molto grossolana. Così. Perché, vi dico la verità, non ho voglia di starmi a sparare l'eyeliner, così come ho fatto ieri. Durante la settimana vado sempre di corsa, quando mi trucco la mattina presto, e ho paura di sbagliare. Se sbaglio alle 6 e un quarto del mattino, e chi c'ha il tempo di struccarsi e ritruccarsi? E quindi non vado ad azzardare. Allora, farò una cosa. Diciamo, la codina esterna la traccerò dopo. Voi direte: ma che sta di questa? E vabbè, poi vi faccio vedere come faccio la mattina quando vado di corsa. Perché adesso vi farò vedere. Nella rima interna dell'occhio vado con questa matita color burro di Kiko. Questa faceva parte di un'edizione limitata, non mi dite quale, Color Definition Eyeliner and Kajal. Chi ce l'ha la riconosce, la 01, eccola qui. Non mi dite di quale collezione facesse parte perché non me lo ricordo e vado all'interno della rima ciliare. Io tendo sempre a scurire la parte interna, diciamo, dell'occhio piuttosto che a schiarire perché avendo già gli occhi a palla, comunque grandi e tondi, non ho proprio degli occhi allungati, facendo così l'occhio, boom, risalta ancora di più. Però in questo caso non mi va di appesantire troppo, vi farò proprio pari pari lo stesso trucco che ho fatto ieri. Quindi, ok, passata la matita, vado con il correttore per le occhiaie che sto stra-adorando e che purtroppo sta terminando e credo proprio che lo riacquisterò perché mi è piaciuto tanto. Di che sto parlando? Del Max Factor Master Touch All Day Concealer. Non vi so dire nemmeno, sì, la colorazione, la Fair 306. Questo l'ho preso in combo con non mi ricordo quale altro prodotto, da acquestapone e sta appunto per terminare ed è un correttore che mi piace immensamente perché non mi va nelle pieghe, cioè riesce a resistermi tutta una giornata. Ecco, credo proprio che, ah, mannaggia, ne è uscito troppo, mannaggia, mo' di sprecarlo mi dispiace. Mannaggia, ho fatto doppio giro, mi è partito il giro. Vabbè, mo sarà un. Mi piace tanto. Chi di voi sa se esiste anche. Credo di sì, dovrebbe esistere. Mi porterò questo dietro da acquestapone quando lo terminerò e chiederò alle commesse, insomma, di darmi una mano nel caso non riuscissi a trovarlo. Perché mi piace tantissimo. E vado a stenderlo con questo pennellino piatto che faceva parte di una collezione, di una edizione. Di, no, che edizione? Era di Bottega Verde, insomma, me lo diedero in omaggio con 1 euro forse di spesa quando feci un acquisto in negozio decinaia e decinaia di anni fa. Comunque, dicevo, c'è una sorta di omologazione a lungo, vedete? Senza mettere scotch e niente, perché a me quello scotch mi fa proprio senso. E quindi vado ad allungare e a stendere bene bene il mio correttore. C'è una sorta di omologazione dei video. L'ho detto quante volte sta parola omologazione, perché mi piace. Dei video, della serie. È l'inizio dell'anno?
Facciamo tutti top 2017 o 2016, cioè quello che è, insomma, dell'anno precedente. Ma perché quando faccio i trucchi per voi o insieme a voi, non per voi, lo faccio per me e per voi, insieme a voi, sbaglio sempre? Perché mi emoziono, perché io sono emotiva, c'è poco da fare. Tutti che seguono a ruota lo stesso video, cioè non c'è un minimo di, non personalità, come dire, di originalità, perché poi ognuno nei propri video ci mette se stessa, ci mette del suo, no? Quindi poi sì, è vero che poi dice facciamo tutti il video dei top 2016, però io lo faccio a modo mio, una lo fa, però perché seguire sempre la massa? Perché uniformarsi alla massa? Ora, io non faccio assolutamente dei video originali, questo è fuori discussione, insomma. Non sono una creativa, non sono, scusatemi se guardo spesso nello specchio, ma mi sto truccando. Non sono una creativa, non sono una originale, assolutamente. Fate conto che io parlo da utente di YouTube, non da, tra virgolette, YouTuber. Ecco, parlo da persona che guarda comunque i video. Una volta steso il correttore, nel frattempo vi racconto il trucco, vado a tamponare con la Stay Matte di Rimmel, vado a fissare più che tamponare, sì, tamponare e fissare, sempre con lo stesso pennellino. E quindi ecco, ho notato questa cosa, che c'è una. Un conto sono i prodotti, cioè, che so, i prodotti finiti, no? Quelli che si fanno a giro, però c'è una. Sì, come posso dire? Mi viene in mente il gregge di pecore, ecco, non c'è una sorta di originalità o di voglia di fare video diversi dal solito, cioè si segue tutti, no? A ruota, non so, scusate, è una polemica forse un po' così, un po' sterile, per carità. Più che polemica è un mio modo di vedere le cose, mio modestissimo modo di vedere le cose, discutibile assolutamente, insomma, è una cosa mia personale questa. Ok, fatto questo, vado a prendere di nuovo la matitina viola gotico. Questo è un trucchetto, insomma, è una cosina che faccio la mattina quando non ho voglia di levare poi tutto. E vado leggerissimamente ad allungarmi questa codina. Ma vedete, proprio appena, 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 per cercare di allungare leggermente l'occhio, ma proprio un cincinin. Considerate che vado contro ogni legge di make-up, so che non è una cosa giusta da fare, ma io la faccio, c'è poco da fare. A me mi piace e la faccio. Va bene, fatto questo, vado a dare un po' di colore anche alla rima ciliare inferiore. Passerò prima la matita di. Applicherò, che passerò di Kiko, la 04 delle famose Twinkle Eye Pencil, ancora mi resiste questa viola, sembra interminabile, ma è anche vero che la trucco di meno. E vado a tracciare una linea abbastanza grossolana nella rima ciliare inferiore esterna, così. Voi direte. Verde barra grigio e viola? Sì, a me piace. Se sentirete dei rumori un po' anomali fuori, sono le signore delle pulizie che vengono a fare le pulizie alle scale. Perché oggi è sabato e solo di sabato avrei potuto fare mi preparo con voi. Ok, tracciata la linea, la riga, scusate, vado di nuovo con la matita interno occhi, quella color burro, e vado a ripulire un pochino nel caso vi fosse andata, dovesse andare insomma un po' di matita. Ora, da questa palettina di Makeup Revolution, la Lock and Load, che adoro, 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 e credo che sia. Se non la mia preferita fra tutte le palette che ho, una tra le migliori, uno tra i migliori acquisti che ho fatto, vado a prendere questo viola qui, che è viola, cioè anche, non so come farvelo, eccolo, vedete?
è utilizzata e la utilizzo veramente tanto. Vado a prendere questo viola qui con questo pennellino, il famoso numero 08, no, senza 08 di Diego Dalla Palma, un pennello stratosferico, vado a tamponare e comincio a andare sopra la matita viola, così. Cerco di caricare un pochino il colore, tanto poi vado a sfumare. Ok, vedete? A me questo effetto un po' così mi piace tanto. Poi, sempre con lo stesso pennello, vado leggermente a pulirlo così, prendo il nero opaco, sempre di questa palettina, ne puccio pochissimo perché è super pigmentato, e vado proprio nella parte più esterna della rima ciliare inferiore per dare un tocco di profondità, diciamo, un po' di sfumatura. Ok, ora, aspettate, tocco già il pennello però. Scusate, ma sto facendo proprio tutto in tempo reale, come farei se stessi da sola a casa. Ora prendo questo pennello qui, di Royal Beauty, questo pennellino qui, che in realtà è un po' sfigatello, nel senso che non riesco mai a trovargli una collocazione. Ho trovato il sistema di utilizzarlo sfumando, facendolo sfumando praticamente la rima ciliare inferiore. Quindi vado prima così, e poi esternamente, nella parte più scura, vado a portare un pochino verso l'interno, giusto per levare quel nero così carico. Va bene? Ok, ci siamo? È sempre un trucco strong, lo sapete che a me i trucchi troppo nude, insomma, mi viene sempre più facile poterli fare strong. Ora riprendo il 227 di Kiko, con il quale avevo illuminato tutto quello che c'era da illuminare, e con questo pennellino piccolissimo sconosciuto, che dovrebbe essere, se non sbaglio, un pennello da pittura, eccolo qui, lo vedete, piatto, ne puccio un pochino e vado ad illuminare la parte più interna, così. Senza esagerare troppo, perché io tendo sempre un pochino ad esagerare con l'illuminante, perché mi piace proprio che la zona sia, senza esagerare, sembra una lampadina. Vabbè, fa niente, non ce la fa, è più forte di me, parto sempre con poco prodotto e poi vado a caricare. Vabbè, che dovete fare, ognuno ha i problemi suoi. Ora mascara, utilizzo questo, ne ho aperto uno, insomma, ne sto cercando di portare a smaltimento i mascara che ho aperti, eccetera, eccetera. Sto portando ad esaurimento, li sto utilizzando uno per volta, il famoso, o famoso, non so se sia famoso, ma che vi presento in diversi video, l'Eyes on Volume, volume alle ciglia di Wycon, eccolo qui, questo faceva parte di una edizione limitata, questo lo metto e torno. Eccomi, non lo metto in diretta perché quando io metto il mascara devo stare praticamente appiccicata allo specchio e non riuscire dal tablet non riesco poi a vedermi bene. Non ho messo il primer, diciamo quello di Kiko, il volumizzante, prima di mettere il mascara, perché andando avanti, è un mascara ottimo questo, che fa delle ciglia veramente niente male, ecco, forse così le vedete un pochino meglio. Adesso che si comincia un pochino ad asciugare, un po' come tutti i mascara quando si aprono, che migliorano come i vini, migliorano con il tempo, anche questo si è talmente addensato che riesce a farmi delle ciglia veramente decenti, anche senza primer ciglia, insomma senza volumizzante. Vado però, come al solito, con il mio Kiko, il Lash Concentrate, no, False Lashes Concentrate Curling, questo qui, il curvatore, detto così sembra un killer, il curvatore, e vado, insomma, a dare l'ultima bottarella, perché sapete che mi piacciono le ciglia esagerate ed esageratamente incurvate, cosa che per me è difficilina perché le ho lunghe ma dritte. E quindi questo, ci terrei a sapere, come sempre scambiamoci le nostre informazioni, non sembra anche a voi che questi video siano tutti video uguali? Non lo so, boh.
Sarà che io sto momento sto un po' in fissa su determinate cose, sono diventata un pochino ipercritica, non lo so, non lo so. E poi una cosa che mi infastidisce tanto, e qui già sento i buh, 5.000 pollici in giù, non me ne può fregare di meno, perché con l'età voglio essere me stessa al 100%, non che prima non lo fossi, ma i peli sulla lingua non ce li ho più. Sulle ciglia inferiori, intanto, metto questo mascara di Essence, The Lash Curler, che insomma è riuscita a utilizzare dovendo appunto rollare, girare, eccetera, eccetera. Non mi piace perché non produce alcun effetto sulle ciglia superiori, invece sulle ciglia inferiori diciamo che è tollerabile e quindi riesco ad utilizzarlo meglio. Peccato perché in genere io con i mascara di Essence mi trovo bene, però comunque sono riuscita a dargli un utilizzo sano e lo sto portando praticamente alla fine. Sono contenta perché sto smaltendo un bel po' di prodottini, poco per volta, senza fretta. E vi dicevo, sono tanto, tanto, tanto infastidita, voglio dire, so sempre video alla fine, prendete quello che dico ovviamente in maniera molto easy, da questa valanga di video decluttering. Adesso lo so che mi attirerò le antipatie di tante di voi, però ragazze mie, voi lo sapete, io sono sincera, il mio canale è sincero. Siamo poche, ma vi reputo buone, quindi rispettate insomma il mio pensiero come io rispetto il vostro. Che è sto decluttering? Ne abbiamo già parlato con Federica in un altro video con la mia Fedeloi. Che cos'è questo decluttering? Che dovete declutterare? Ma comprate di meno e sfruttate le cose che avete. Mi sembra proprio uno spreco e una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che non si possono comprare le cose. Sarà perché io faccio parte della categoria, adesso non voglio dire perché ho un'infinità di cose, però ho molto rispetto delle cose che ho e raramente getto le cose. Ovviamente, cioè, non mi verrebbe mai in mente di fare, mi è stato anche chiesto da una ragazza tra voi di fare un video decluttering. No, non ce la posso fare perché io tendo ad utilizzare le cose che ho. Quelle che non le ho le regalo, voi direte sì, ma nel decluttering o regali o butti, non mi piace questo sfoggio di cose. E poi in tanti video le vedo proprio prese e gettate in questi. No, non lo so, guardate ragazzi, questa è una sensazione mia personale, non mi piace. Non mi piace questo esibire questa mole immensa di prodotti, parlo sia di youtuber dai 100.000 e passa iscritti, fino ad arrivare a youtuber anche più, insomma, più piccoline, con canali più contenuti. Non lo so, non lo so, mi è un po' infastidita questa moda di questo decluttering, trovo che sia veramente uno schiaffo alla miseria. Abbiate pazienza, è una mia idea e rispettatela in quanto tale. Allora, come fondo vado a mettere questo fondo di Catrice, questo pottino mi è stato regalato, tesoro dolce, All Matte Plus 18 ore nella colorazione 020 Nude Beige, appunto vi ho detto di Catrice. Lo amo, io amo questo fondo. Mi piace, no, scusate perché qua mi fa rumore, ecco, mi piace tantissimo. E il colore è il colore perfetto per la mia pelle, non sbagli manco i colori, tu sei una cosa pazzesca, oh mia cara amica. E lo sto adorando, mi piace l'effetto che mi fa sulla pelle, mi piace la durata che mi dà sulla pelle, mi piace il fatto che non è vero che è un matte, ma non va a seccare. Io lo stenderò, signore e signori, con le dita direttamente. Perché? Perché io la mattina quando vado di corsa, e credetemi, vado veramente di corsa, non lo dico tanto per dire, non ho voglia di stare a mettere, a sporcare pennelli, a meno che, ecco, non debba mettere dei prodotti che richiedano l'utilizzo dei pennelli. E quindi vi faccio vedere come io mi trucco la mattina in questo modo, cioè io mi trucco proprio così, come sto mostrando a voi. Mi piace tantissimo. Tra l'altro si stende veramente bene con le dita,
non mi crea striature, strisce assolutamente e mi piace tanto l'effetto che dà sul viso. È confortevole, ecco, nonostante sia un fondo tinta matte, lo trovo estremamente, estremamente confortevole. Veramente. Io faccio questo lavoro. Quindi vedete, a volte non serve nemmeno avere 1000 pennelli. Quando si va di corsa, ovviamente non per tutti i prodotti, va bene questo discorso. Neanche la beauty blender a volte prendo. Ecco qui. Ovviamente è dupa, io non ho l'originale, lo sapete. Vedete? Guardate già come il viso risulta più luminoso, diverso. Mi lavo un attimo le mani. Allora, ora vado a opacizzare, anche se in realtà qua nemmeno ci sarebbe bene, ma ovviamente, con la poudre d'Avril, questa è la, sempre quella, Vabbè, la ciglia compatta. Questa è la Doré, eccola qui. Vado con il mio super mega fantasmagorico, ragazzi, parliamo di questo pennello della Ria, guardate, ma non vi rilassa, guardate che meraviglia, è morbido, morbido, io amo questo pennello di Real Techniques, questo è by Sam and Nick Chapman, che ne so, l'unico in mio possesso, favoloso. Favoloso, vado a tamponare, è morbidissimo, è una nuvola, lo uso praticamente tutti i santi giorni. Allora, anche perché è l'unico che ho per le ciprie, lo sapete che io non sono una amante dei pennelli, nel senso che li uso, ma non ne ho in quantità industriali, ne ho un pochini, me li faccio bastare, ma non ne sento l'esigenza di acquistarne altri perché quelli che ho mi vanno benissimo. Ok, vado a fissare tutto. Perfect, perfect. Ecco qui. Ah, guardate che meraviglia. Mi fa una pelle questo fondo abbinato a questa cipria meraviglioso. Ora vado a lavorare le sopracciglia e care ragazze, qua ci possiamo stare pure mezza giornata con questa. Dite che è sto bagarozzo nero? Questo è quello che rimane della Manga Brows di Neve Cosmetics, che è una matita che ho stradorato e lo vedete, e che avevo lasciata lì a metà. E ho detto: sapete che c'è? Voglio fare pulizia nei trucchi e la utilizzo. E praticamente credo che con oggi terminerò di utilizzarla perché non riesco più a temperarla. Quindi mi sceglierò, ecco, questo è tutto quello che è rimasto di questa matita. Insomma, non si può dire che io non l'abbia utilizzata e cercherò di. Quale uso di lato? Boh, vediamo, sono tutte e due. Purtroppo la punta non si fa più, no? Forse questa è meglio. Vediamo così. Sono felicissima di averla terminata. Ovviamente verrà una schifezza perché la punta non c'è, però ragazzi, io vi faccio vedere quello che ho usato ieri. Quindi proviamo da quest'altro lato. Tento, non mi posso neanche poggiare perché altrimenti. Perdonatemi se queste sopracciglia non saranno proprio super perfette. Però oggi questo è. Ci tenevo troppo a finirla con voi, insomma, ad utilizzarla fino all'ultimo. Una matita ottima, l'ho veramente amata tanto, 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 tanto. Vabbè, insomma, che ne pensate di questa storia del decluttering, dell'omologazione, dei video? Non pensate che abbia ragione o forse ho torto, non, ma io non voglio la ragione né il torto, ditemi solamente cosa ne pensate voi, se magari ecco è un mio pensiero, tanto non mi verranno mai uguali. Non lo so. E io voglio dire, li faccio i video, quindi sono una. Ciao Matitina, è stato un piacere. Sono una. Comunque, anch'io fruitrice di questo servizio di video su YouTube.
Però, insomma, sta storia di buttare sta roba proprio. Ora, da questa palettina, la famosa Sun Club, che come vedete sto praticamente mangiando, prendo questo marrone qui e vado a finire di riempire qualche buchino, qualche pezzettino un pochino poco omogeneo. Chi mi segue sa il mio odio, conosce il mio odio per le sopracciglia, perché non ho delle sopracciglia regolari, non mi piace farle, però mi rendo conto che vanno fatte, per forza di cose. Ecco qua. Pensate che quando mi sono sposata, nel lontano 1997, non si usava allora farsi le sopracciglia come adesso fanno tutte le donnine che si truccano. E io non le ho fatte. Infatti, nelle foto del matrimonio, non è che fossi una porzocapo, insomma, quelle qui le avevo levate, però non c'era la cosa di fare la curva, l'ala di gabbiano. Che dite? Cioè, mi sembra abbastanza decente, e vado a fissare le mie sopracciglia con l'eyebrow designer, eccolo qui, il gel di Kiko, del quale non posso più fare a meno perché lo adoro, lo stra adoro, oserei dire, mi piace tanto. Che momento rilassante. Vedete perché non faccio mai i video, mi preparo con voi classici, perché sono lunghissimi. Però oggi avevo voglia proprio di chiacchierare con voi. Contouring leggerissimo, il solito, la mia 720 Asani Smooth Skin di New York Color, la mia NYC, che vado a stendere con questo pennellino qui, fa sempre parte di quel kit di Bottega Verde. Salgo un po', leggero contouring, così, yes, perché qui si è più delineato e qua si è meno delineato, che te possino. Adesso andiamo a fare una cosina. Poi blush. Come blush utilizzo il Mellow Rose di Benecos, perché lo voglio portare a termine, perché non puzza, non è che puzzi, però non ha più lo stesso odore dell'inizio e non mi va di buttarlo. E no, non è che puzza, anche perché mi avrebbe dato reazioni allergiche, invece no, assolutamente. Però non ha lo stesso odore di quando l'ho acquistato e voglio smaltirlo. Siccome sono a buon punto, sto cercando di utilizzarlo praticamente quotidianamente, a meno che io non mi trucchi di arancio, di marrone, insomma, di colori che potrebbero non starci bene. Va applicato in maniera copiosa perché non ha un'ottima scrivenza, però mi piace tanto l'effetto che dà. È completamente matte, ma chi è che non lo conosce? Il Mellow Rose. E poi, come illuminante, come vi dicevo prima, vado di nuovo a utilizzare il 227 di Kiko. Eccolo qui. E lo utilizzerò con questo pennello, questo pennellino qui di Elf, questo pennello piatto a ventaglio. E vedrete l'effetto. Che ve ne pare? Niente male, eh? Puntina sul naso, così si vede meglio e più grande ancora di quello che è. Ecco qua. Ma giusto per, ecco sì, sembro forse pure troppo, vabbè. Ok, ma a noi ci piace così. Sulle labbra, care ragazzuole, poi abbiamo finito. Sì, mi sembra che non ho dimenticato nada de nada. No. Sulle labbra metterò questo nude, che è un rossetto di Deborah della serie della linea Atomic Red Matte, lo 07, perché
Perché essendo già gli occhi molto carichi, ah no, non vi ho fatto vedere una cosa che faccio in genere all'ultimo. Pennello da sfumatura, questo è quello di neve, il blender, come si dice, blender, vado a dare una sfumata finale. Così. Io questo lo faccio sempre, 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 sempre. Mi è stato detto che è il segreto di bellezza delle youtuber più famose. E allora omologhiamoci, non è vero? Lo 07. Vado a tamponare il burro cacao che avevo messo prima di iniziare a truccarmi. Ok. Do una passatina veloce di questa cipria con il dito per andare ad asciugare un pochino le labbra. E questo è il rossetto in questione, come vedete lo sto utilizzando, direi abbastanza. Eccoci qua. Po' troppo a cuore. Come sempre quando si fanno le cose per gli altri vengono sempre diverse da come le facciamo. Sì, mi è venuta una bocca un pochino alla Betty Boop, un pochino a cuore, però non importa. Ecco qui. Terminato, care amiche e cari amici, qualora foste incappati nel canale della Colors. Ecco qui, che ve ne pare di questo video lungo 6500 ore? Abbiamo chiacchierato, vi ho raccontato un po' di cosine. Fatemi sapere se vi piace questo trucco. Adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio al solito come faccio io. Eccolo qui. Questo è il trucco. Trucco occhi più che altro. Eccolo qui. Questo è il trucco che ho realizzato ieri mattina. Spero di non avervi annoiate. So che il video è chilometrico, ma stiamo qui per rilassarci. E niente, vi saluto, vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre se e qualora vorrete, e vi auguro una buona, splendida, ottima giornata o buona serata, a seconda di quando vedrete il video. A prestissimo. Ciao a tutti.